Come ben si sa, la nostra Costituzione repubblicana difende il paesaggio come parte integrante della nostra cultura, della nostra identità nazionale. Come fare a non dare ragione a questa norma? Letta così pare un'esagerazione, ma se si riflette un po' si capisce l'enorme importanza del paesaggio. L'Italia è sempre stata ammirata nei secoli per le sue meraviglie e la sua cultura, tanto da essere definita il bel paese per denominazione, che ancora oggi la identifica nel mondo e che preciso che tale denominazione, non è stata coniata in Italia. Nel Rinascimento essa era rappresentata da una stella a 5 punte color oro e lucente come a voler sottolineare la sua magnificenza, ma noi abbiamo sempre trascurato il paesaggio e pensato sempre di più ai fattori culturali, artistici e monumentali, mai paesaggistici. Ebbene, l'Italia era chiamata il bel paese anche per la bellezza. Grazie. Ebbene, chiamate anche per la bellezza e la ricchezza del suo, meglio dei suoi paesaggi, così diversi l'uno dall'altro, ma perché ciò fosse valorizzato fu necessario aspettare il XVIII secolo, il 1700, dove grazie a pittori come l'olandese Gaspar Adriaens van Wittel, nome che lui stesso italianizzerà in Gaspare van Vitelli, celebre per i suoi paesaggi e le sue vedute, e grazie a grandi intellettuali europei del calibro di Johann Wolfgang von Goethe, per fare un esempio, si comincia a valorizzare la componente paesaggio. Ma è grazie ai resoconti dei viaggiatori britannici del XIX secolo, il 1800, che il paesaggio italiano scopre la sua importanza e viene conosciuto in tutto il mondo, tanto da avere una parte rilevante per il turismo nel XX secolo, il 1900, e viene perfino tutelato giuridicamente per la prima volta nel 1912 dal sindaco di Roma Ernesto Nathan, creatore delle società di trasporto municipalizzate dei primi piani urbanistici, eccetera. Tuttavia bisognerà aspettare il 1942 per vedere finalmente alla luce una legge di tutela del paesaggio. Purtroppo negli anni successivi al dopoguerra, con la scusa di un processo di ricostruzione che pure andava fatto, ci mancherebbe altro, si dette il via ad un processo di cementificazione culminato con il grande sacco degli anni 60 e 70. Ventennio nel quale si consumò un'enorme quantità di territorio, non solo rurale, ma anche agricolo, provocando così uno scompenso tra produzione agricola ed industriale molto elevato. Uno sviluppo industriale esasperato e forsennato che ha divorato parti consistenti di territorio, vedisi grandi acciaierie quali l'Ilva, responsabile di un inquinamento ambientale devastanti e dagli effetti catastrofici sulla salute. Il tutto fino ai giorni nostri, dove ormai preso atto che il consumo eccessivo di territorio ha provocato grandi scompensi ambientali ed un vastissimo dissesto idrogeologico, che Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, piccolo comune di 1903 abitanti, ha varato per il suo comune il piano di crescita zero, o meglio, zero consumo di suolo, rivalutando quello che c'era già, ristrutturando e recuperando vecchi edifici o costruendo dove si era demolito, così da evitare il consumo di suolo. Forte di questa esperienza, ha lanciato un appello affinché si costituisse un forum nazionale sul modello di quelli dell'acqua e dei rifiuti per la difesa del paesaggio e la tutela del territorio dalla cementificazione avanzante. Tutto ciò sancisce il punto di rottura certo, inconfutabile e netto con la tendenza imperante di oggi, quella cioè che fa dello sviluppo dello strumento edilizio, il motore e la spinta della ripresa economica, attuando così metodologie di cementificazione selvaggia e deregolamentata che hanno arrecato molti danni non solamente al territorio ma conseguenzialmente anche all'ambiente. Non va dimenticato che il verde è anche ossigeno, che rende migliore la qualità dell'aria che respiriamo e quindi più salute. Da questo punto di rottura scaturisce la netta concezione di un nuovo mondo possibile. In questo senso ha grande importanza la politica, e cioè la prudenza rei pubblice, ma la politica fino ad adesso ha solo fatto ciò che non va fatto, rinnegando quella sofia e quell'ethos necessari a creare il giusto equilibrio tra sviluppo, modernità, preservazione degli spazi vitali, ambiente, natura, fauna e paesaggio, che fanno da sempre del nostro habitat naturale nel mondo in cui viviamo, il globo. In questo giusto equilibrio dovrebbero agire non solo i governi e le politiche nazionali, ma tutte quelle del globo, in proiezione di un mondo migliore anziché peggiore. Nel 1942 in Italia è stata varata una legge a difesa e tutela del paesaggio, che per la prima volta ha fissato parametri e definizioni precise, ma si sa che i tempi cambiano e così si dovrebbero adeguare le leggi. Purtroppo, dopo il lodevole esempio positivo della legge del 1942, questa non è stata mai adottata. Con i nuovi tempi,
soprattutto negli anni 60 e 70 del XX secolo, gli anni ruggenti dell'edilizia incontrollata e disordinata, senza freni ed abusiva, che ha consumato estese quantità di territorio, non soltanto a danno del paesaggio, ma anche dei terreni agricoli. Qualche intervento di modifica alla legge negli anni c'è stato, sì, ma completamente inadeguato con i tempi ed inefficace al momento stesso. Bisognerà aspettare l'odierno XXI secolo per arrivare alla conferenza europea sul paesaggio tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000, dove fu approvata la Convenzione europea sul paesaggio, ratificata dalla Repubblica italiana 6 anni dopo, nel 2006. Vi è stata poi la conferenza mondiale sull'ambiente a Kyoto e successivamente a Copenaghen, in cui l'Italia da prima aderito e poi sottoscritto il trattato. Ma resta l'amara constatazione che nonostante gli sforzi compiuti, poco, troppo poco, si è fatto. Il conto è dei più salati. Il gravissimo dissesto idrogeologico, lascito delle politiche di urbanizzazione disordinate e speculari attuate nel tempo. Il forum nazionale Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori vuol proprio essere un solido e robusto cardine di intervento e pressione sugli enti pubblici, di conoscenza e sensibilizzazione della cittadinanza sul problema, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo degli oneri di urbanizzazione e di contributi sulle licenze edilizie dovute dalle amministrazioni comunali. Oneri di urbanizzazione, questa strana parola, quasi incomprensibile, consiste in un'imposta per ogni metro di cubo di volume generale delle costruzioni edili residenziali e per ogni metro quadrato di superficie per edilizia industriale. Oneri che andrebbero al ritorno delle spese sostenute dal comune per gas, viabilità, acqua, fognature, posa di cavi, eccetera. Fin qui niente da eccepire, ma con il passare degli anni i governi, stanziando sempre meno risorse per gli enti locali a causa dei tagli alla spesa pubblica, hanno fatto sì che si incoraggiasse la pratica dell'uso distorto dell'imposta al solo scopo di rimpinguare le casse comunali, e poco importa se tutto ciò ha creato gravi squilibri sul territorio, producendo quel devastante dissesto idrogeologico di cui tutta l'Italia è visibilmente afflitta. Scandaloso è il fatto che recentemente questa pratica è stata addirittura incentivata dai governi centrali attraverso una serie di leggi che di volta in volta hanno autorizzato gli enti locali a servirsi dell'imposta sugli oneri di urbanizzazione per ripianare i propri debiti e colmare i propri bilanci, a causa delle minori entrate derivanti dai finanziamenti pubblici. Per ultimo, il provvedimento di proroga preso da questo Parlamento sull'uso degli oneri di urbanizzazione, proroga di 2 anni fino al 2014 della possibilità di utilizzare gli oneri provenienti dalle trasformazioni urbanistiche per la spesa corrente anziché per le strade, fognature e servizi pubblici, votata all'unanimità da tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle, ahimè. Provvedimento accolto con favore da quei comuni che, afflitti dal debito, avranno così la possibilità di colmare il proprio deficit, ricorrendo a fondi che avrebbero altrimenti dovuto essere destinati a servizi utili per i cittadini, quali ad esempio alla riparazione di fogne e di strade e alla manutenzione delle zone periferiche. Una pessima decisione da parte del nuovo Parlamento, il commento di Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Lega Ambiente. Si continuerà così ad assistere a trattative e scambi tra sindaci e costruttori ed a realizzare nuove costruzioni in cambio di risorse utilizzate per pagare gli stipendi e tenere aperti i servizi comunali. Ma è folle continuare a ragionare in questo modo, incentivando il consumo di suolo, di nuovo suolo, senza garantire i servizi essenziali alle periferie. In questo sconcertante quadro generale, a cui vanno aggiunte le innumerevoli perforazioni petrolifere in centro ed alto Adriatico, nonché alla TAV ed al Terzo Valico, che costituiscono un attacco pesante al territorio con gravi danni alla salute e alla causa, a causa della produzione di svariate tonnellate di detriti amiantiferi, per cui non esiste né in regione e né in tutto il territorio della Repubblica un solo impianto per il loro trattamento e stoccaggio. Alla questione del MUOS, Mobile User Objective System di Iscemi, in provincia di Caltanissetta, in costruzione su un'area protetta da vincolo ambientale appartenente all'azienda regionale Foreste Demaniali della regione siciliana, nota come riserva naturale orientata della Sughereta, esistente dal 1601, che comporta con ciò anche un serio problema di sovranità nazionale, in quanto la base non è della NATO ma degli USA, precisamente della US Navy. Opere completamente inutili, quali la gronda di Potente, che distruggerebbe diverse centinaia di ettari di verde, azzerando così uno dei pochi polmoni verdi ancora esistenti nella nostra regione. Infine il continuo e sistematico saccheggio perpetrato su tutto il litorale costiero da 20 miglia alla Spezia. Il comitato
locale del forum Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori di Genova, assieme ad altri comitati locali alla Liguria, sta cercando di porre l'attenzione della cittadinanza a tutta una serie di importanti tematiche ambientali e sul verde, ritenute importanti ed essenziali anche allo sviluppo di aree verdi in città e al raggiungimento di un modello di città vivibile. Più aree verdi vuol dire più socialità, più aria buona, meno stress, tutti i fattori che concorrono a rendere migliore la qualità della vita, ed è inutile dire che una migliore qualità della vita vuol dire più salute, ed una migliore salute vuol dire anche migliori servizi, perché ciò ci consentirebbe di abbattere i costi della sanità. Non si mette in dubbio la necessità di tagli netti, mirati e specifici alla sanità soprattutto, ma questo deve avvenire in maniera scientifica, e cioè attraverso un drastico miglioramento delle condizioni di salute ed una drastica riduzione dell'inquinamento. Se noi invece continuiamo ad aggredire l'ambiente ed il territorio, deforestando, disboscando e cementificando, contribuiamo senza alcun dubbio all'aumento dell'inquinamento, soprattutto da carbonio e cloro, principali responsabili dell'effetto serra, il famoso buco di ozono, ed è sul riscaldamento del pianeta principale causa di aumento delle malattie in genere e cancerogene, senza parlare dei disastri naturali che si verificano a causa di questo e del grave dissesto idrogeologico conseguente alla cementificazione selvaggia e deregolata. È necessario perciò, alla luce di quanto detto, rivedere completamente i piani urbanistici e quindi agire affinché questi non siano dannosi per l'ambiente ed il paesaggio. Bisogna quindi invertire categoricamente la tendenza attuale, limitando la cementificazione, difendendo le aree verdi, cittadine e di parchi, e non solo. Cominciare a far partire una politica per gli insediamenti di verde in città, quali parchi oppure semplici piccole aree verdi, perché come ho detto è indispensabile ad una migliore qualità della vita. La politica purtroppo, come abbiamo visto, non ha dato risposta alcuna se non quella di cementificare selvaggiamente a tutela di interessi plutarchici corporativi che hanno sfigurato enormemente il volto della città. Genova infatti è una città non solo assediata dal cemento ma asfissiata da esso, che ha pochissimi punti verdi e parchi che le solite corporazioni plutarchiche vorrebbero cancellare con colate di cemento che darebbero loro molto profitto in termini economici, con il totale supporto in queste operazioni delle amministrazioni comunali. Il Forum Nazionale di Salviamo il Paesaggio e Difendiamo i Territori, attraverso i suoi comitati locali, lanciando una forte e propria campagna per la tutela del paesaggio, la difesa dei territori, l'arresto del consumo di suolo, la valorizzazione del verde cittadino in ottemperanza alla Convenzione Europea del Paesaggio, un anno e mezzo fa ha lanciato la campagna, in occasione delle elezioni amministrative, la campagna appunto del censimento delle case vuote, chiedendo ai comuni di rispondere semplicemente ad un questionario da noi presentato. La risposta dell'amministrazione è stata molto vaga e superflua. Possiamo perciò affermare con certezza che il comune di Genova non ha affatto aderito alla nostra campagna, tant'è che ancora oggi siamo in attesa di risposte esaurienti. Purtroppo però ancora una volta giungono segnali preoccupanti dalla politica, avversa all'idea di un nuovo modo di concepire il paesaggio. Dalla capitale si sta apprestando a voler cambiare il codice dei beni culturali e del paesaggio, a loro dire per meglio renderlo comune ed attuale con i tempi. Staremo a vedere perciò cosa faranno. E anche se vediamo la cosa come l'ennesimo attacco ai diritti dei cittadini in favore delle solite corporazioni di interesse economico-finanziario, cui la sola vera cosa che hanno veramente a cuore è il profitto, nient'altro che questo. In Parlamento giacciono ancora indiscusse alcune proposte di legge sul paesaggio e di territorio simili e diverse tra loro, di ogni colore politico. Dal canto suo il Forum ha formulato la sua proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela del paesaggio e la difesa del territorio. E lo stop al consumo di suolo, intendendo portarla avanti come spinta propulsiva della coscienza dei cittadini su questa tematica, affinché si arrivi ad una chiara e precisa regolamentazione giuridica della materia, nella speranza, quanto prima possibile, di essere uditi in Commissione parlamentare Ambiente e Territorio e da tutti i gruppi parlamentari sulle nostre proposte, così da trovare una sinergia condivisa da tutto lo schieramento politico. Invitiamo con ciò e perciò tutta la cittadinanza a sostenere la nostra iniziativa volta a difendere ed a migliorare non solo il paesaggio ma anche il verde cittadino, con la vostra libera adesione al nostro comitato civico locale, portando altre istanze di comitati civici, partecipando e assistendo alle nostre riunioni. Abbiamo bisogno del vostro impegno per seguire meglio tutta la materia, anche dando semplicemente la vostra email per suggerimenti o proposte. Il paesaggio è un tuo diritto inviolabile, te lo garantisce la Costituzione, articolo 9,2.
non permettere che te lo neghino o peggio te lo portino via. Difendi accanitamente e tenacemente il tuo diritto irrinunciabile ad un mondo diverso e migliore per tutti.